Ciao a tutti da Parafranz e benvenuti in questo video unboxing. Oggi apriremo questa pinza multiuso economica. L'ho comprata perché mi sembrava un ottimo prodotto. Dovrò provarla e farò un seguito dove mostrerò come funziona. Ecco qua. Abbiamo la custodia in nylon, molto resistente, con anche l'asola per la cintura. Andiamo ad aprire la nostra pinza. Ecco qua, quindi il cellophane e la custodia. Ecco qua, molto grezza, semplice, molto pesante. Come vedete qua dietro abbiamo anche la sicura per evitare spiacevoli inconvenienti. Abbiamo questa angolazione particolare che ci permette di raggiungere posti che le pinze normali non raggiungerebbero. Qua abbiamo denti zigrinati. Taglia cavi e spela fili. Ecco, un consiglio che vi do è di lubrificarla perché sento che è abbastanza secca. Andiamo a vedere le dotazioni che ci sono in questa pinza. Lama con seghetto, sembra ben fatto, non trovo segni sulla lama che mi facciano dire di una scarsa lavorazione. Tutto sta poi nella durata, ovviamente. Riapriamo la sicura e troviamo un cacciavitastella. Un apriscatole e apri bottiglie, ovviamente. Una lima. Ragazzi, scusate la qualità del video, ma non ho la videocamera, devo farlo con la macchina fotografica. Sono in vacanza anch'io. E un cacciavite a lama. L'unica cosa che non riesco a capire a cosa serva è questo, che ha una molla. Probabilmente con questo gancio serve per sollevare qualcosa. Se sapete cosa serve, ditemelo nei commenti, perché ne sono anch'io all'oscuro. Ecco, la cosa bella di questa pinza è la regolazione della tensione di questa molla, che fa sì che la pinza sia più o meno morbida o dura, ovvero schiaccio poco e si chiude prima, schiaccio poco e, come vedete, rimane più aperta. Molto comoda. Abbiamo qua un piccolo binarietto che si sposta avanti e indietro, proprio cambia la tensione di questa molla al suo interno. Benissimo, per questo video è tutto da Parafranz. Ci vediamo alla prossima recensione.